Non ho fatto in tempo a organizzare questo incontro tra voi e la mia scuola. Io l'avrei voluto privato, ma ora che avete rotto il silenzio voi e su un giornale, non posso fare a meno di farvi quelle stesse domande pubblicamente. Primo, perché avete insultato dei cittadini che noi e molti altri ammiriamo? E nessuno, che io sappia, vi aveva chiamati in causa, a meno di pensare che il solo esempio di quella loro eroica coerenza cristiana bruci dentro di voi una qualche vostra incertezza interiore. Secondo, perché avete usato con estrema leggerezza e senza chiarirne la portata vocaboli che sono più grandi di voi, paroloni sentimentali o volgari insulti agli obiettori o a me, non sono argomenti. Se avete argomenti, sarò ben lieto di darvene atto e di ricredermi se nella fretta di scrivere mi fossero sfuggite cose non giuste. Non discuterò qui l'idea di patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. E se voi avete il diritto, senza essere chiamati dalla curia, di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente, anzi eroicamente, squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi. Le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare e distruggere, far orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente, lo sciopero e il voto. Certo, ammetterete che la parola patria è stata usata male molte volte. Spesso non è che una scusa per credersi dispensati dal pensare, dallo studiare la storia, dallo scegliere, quando occorra, tra la patria e i valori ben più alti di lei. Non voglio in questa lettera riferirmi al Vangelo. È troppo facile dimostrare che Gesù era contrario alla violenza e che per sé non accettò nemmeno la legittima difesa. Mi riferirò piuttosto alla Costituzione. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Misuriamo con questo metro le guerre cui è stato chiamato il popolo italiano in un secolo di storia. Se vedremo che la storia del nostro esercito è tutta intessuta di offese alle patrie degli altri, dovrete chiarirci se, in questi casi, i soldati dovevano obbedire o obiettare quel che dettava la loro coscienza. E poi dovrete spiegarci chi difese più la patria e l'onore della patria, quelli che obiettarono o quelli che obbedendo resero odiosa la nostra patria a tutto il mondo civile. Basta coi discorsi altisonanti e generici, scendete nel pratico. Diteci esattamente cosa avete insegnato ai soldati. L'obbedienza ad ogni costo? E se l'ordine era il bombardamento dei civili, un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme, l'esecuzione sommaria dei partigiani, l'uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, la tortura, l'esecuzione d'ostaggi, i processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni, scegliere a sorte qualche soldato della patria e fucilarlo per incutere terrore negli altri soldati della patria. Una guerra di evidente aggressione, l'ordine d'un ufficiale ribelle al popolo sovrano, la repressione di manifestazioni popolari. Eppure, queste cose e molte altre sono il pane quotidiano di ogni guerra. Quando ve ne sono capitate davanti agli occhi, o avete mentito o avete taciuto. O volete farci credere che avete volta per volta detto la verità in faccia ai vostri superiori, sfidando la prigione o la morte? Se siete ancora vivi e graduati, è segno che non avete mai obiettato a nulla. Non potete non pronunciarvi sulla storia di ieri, se volete essere, come dovete essere, le guide morali dei nostri soldati. Oltretutto, la patria, cioè noi, vi paghiamo, o vi abbiamo pagato anche per questo. E se manteniamo a caro prezzo 1.000 miliardi l'anno le
l'esercito, è solo perché difenda con la patria gli alti valori che questo concetto contiene: la sovranità popolare, la libertà, la giustizia. E allora, esperienza della storia alla mano, urgeva più che educaste i nostri soldati all'obiezione che all'obbedienza. L'obiezione, in questi 100 anni di storia, l'han conosciuta troppo poco. L'obbedienza, per disgrazia loro e del mondo, l'han conosciuta anche troppo. Scorriamo insieme la storia. Volta per volta ci direte da che parte era la patria, da che parte bisognava sparare, quando occorreva obbedire e quando occorreva obiettare. 1860. Un esercito di napoletani, imbottiti dell'idea di patria, tentò di buttare a mare un pugno di briganti che assaliva la sua patria. Tra quei briganti c'erano diversi ufficiali napoletani disertori della loro patria. Per l'appunto, furono i briganti a vincere. Ora, ognuno di loro ha in qualche piazza d'Italia un monumento, come eroe della patria. A 100 anni di distanza, la storia si ripete. L'Europa è alle porte. La Costituzione è pronta a riceverla. L'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie. I nostri figli rideranno del vostro concetto di patria, così come tutti ridiamo della patria borbonica. I nostri nipoti rideranno dell'Europa, le divise dei soldati e dei cappellani militari, le vedranno solo nei musei. La guerra seguente, 1866, fu un'altra aggressione. Anzi, c'era stato un accordo con il popolo più attaccabrighe e guerrafondaio del mondo per aggredire l'Austria insieme. Furono aggressioni certo le guerre 1867-1870 contro i romani, i quali non amavano molto la loro secolare patria, tant'è vero che non la difesero. Ma non amavano molto neanche la loro nuova patria, che li stava aggredendo, tant'è vero che non insorsero per facilitarle la vittoria. Nel 1898 il re Buono onorò della Gran Croce Militare il generale Bava Beccaris per i suoi meriti in una guerra che è bene ricordare. L'avversario era una folla di mendicanti che aspettavano la minestra davanti a un convento a Milano. Il generale li prese a colpi di cannone e di mortaio solo perché i ricchi, allora come oggi, esigevano il privilegio di non pagare le tasse. Volevano sostituire la tassa sulla polenta con qualcosa di peggio per i poveri e di meglio per loro. Ebbero quel che volevano. I morti furono 80, i feriti innumerevoli. Fra i soldati non ci fu né un ferito né un obiettore. Finito il servizio militare, tornarono a casa a mangiar polenta. Poca, perché era rincarata. Eppure gli ufficiali seguitarono a fargli gridare Savoia, anche quando li portarono ad aggredire 2 volte, 1896-1935, un popolo pacifico e lontano, che certo non minacciava i confini della nostra patria. Era l'unico popolo nero che non fosse ancora appestato dalla peste del colonialismo europeo. Quando si battono bianchi e neri, siete coi bianchi? Non vi basta di imporci la patria Italia? Volete imporci anche la patria razza bianca? Siete di quei preti che leggono La Nazione? Stateci attenti, perché quel giornale considera la vita di un bianco più che quella di 100 neri. Avete visto come ha messo in risalto l'uccisione di 60 bianchi nel Congo, dimenticando di descrivere la contemporanea immane strage di neri e di cercarne i mandanti qui in Europa. Idem per la guerra di Libia. Poi siamo ai 14. L'Italia aggredì l'Austria con cui questa volta era alleata. Battisti era un patriota o un disertore? È un piccolo particolare che va chiarito, se volete parlare di patria. Avete detto ai vostri ragazzi che quella guerra si poteva evitare? Che Giolitti aveva la certezza di poter ottenere gratis quello che poi fu ottenuto con 600.000 morti? Che la stragrande maggioranza della Camera era con lui, 450 su 508? Era dunque la patria che chiamava alle armi? E se anche chiamava, non chiamava forse a un'inutile strage? Espressione non di un vile obiettore di coscienza, ma di un papa canonizzato. Era nel 22 che bisognava difendere la patria aggredita. Ma l'esercito non la difese, stette ad aspettare gli ordini che non vennero.
e se i suoi preti l'avessero educato a guidarsi con la coscienza invece che con l'obbedienza cieca, pronta, assoluta, quanti mali sarebbero stati evitati alla patria e al mondo? 50 milioni di morti. Così la patria andò in mano a un pugno di criminali che violò ogni legge umana e divina e, riempiendosi la bocca della parola patria, condusse la patria allo sfacelo. In quei tragici anni, quei sacerdoti, che non avevano in mente e sulla bocca che la parola sacra patria, quelli che di quella parola non avevano mai voluto approfondire il significato, quelli che parlavano come parlate voi, fecero un male immenso proprio alla patria, e si è detto incidentalmente, disonorarono anche la Chiesa. Nel 36, 50.000 soldati italiani si trovarono imbarcati verso una nuova infame aggressione. Avevano avuto la cartolina di precetto per andare volontari ad aggredire l'infelice popolo spagnolo. Erano corsi in aiuto d'un generale traditore della sua patria, ribelle al suo legittimo governo e al popolo suo sovrano. Con l'aiuto italiano e al prezzo di 1,5 milioni di morti, riuscì a ottenere quello che volevano i ricchi. Blocco dei salari e non dei prezzi, abolizione dello sciopero, del sindacato, dei partiti, d'ogni libertà civile e religiosa. Ancora oggi, in sfida al resto del mondo, quel generale ribelle imprigiona, tortura, uccide, anzi garrota, chiunque sia reo di aver difeso allora la patria o di tentare di salvarla oggi. Senza obbedienza dei volontari italiani, tutto questo non sarebbe successo. Se in questi tristi giorni non ci fossero stati degli italiani anche dall'altra parte, non potremmo alzare gli occhi davanti a uno spagnolo. Per l'appunto, questi ultimi erano italiani ribelli ed esuli dalla loro patria, gente che aveva obiettato. Avete detto ai vostri soldati cosa devono fare se gli capita un generale tipo Franco? Gli avete detto che agli ufficiali disobbedienti al popolo loro sovrano non si deve obbedire? Poi dal 39 in là fu una frana. I soldati italiani aggredirono una dopo l'altra altre 6 patrie che non avevano certo attentato alla loro: Albania, Francia, Grecia, Egitto, Jugoslavia, Russia. Era una guerra che aveva per l'Italia 2 fronti, l'uno contro il sistema democratico, l'altro contro il sistema socialista. Erano e sono per ora i 2 sistemi politici più nobili che l'umanità si sia data. L'uno rappresenta il più alto tentativo dell'umanità di dare, anche su questa terra, libertà e dignità umana ai poveri. L'altro, il più alto tentativo dell'umanità, di dare anche su questa terra giustizia ed eguaglianza ai poveri. Non vi affannate a rispondere accusando l'uno o l'altro sistema dei loro vistosi difetti ed errori. Sappiamo che sono cose umane. Dite piuttosto cosa c'era di qua, dal fronte. Senza dubbio, il peggior sistema politico che oppressori senza scrupoli abbiano mai potuto escogitare. Negazione d'ogni valore morale, di ogni libertà se non per i ricchi e per i malvagi. Negazione d'ogni giustizia e d'ogni religione. Propaganda dell'odio e sterminio di innocenti. Fra gli altri, lo sterminio degli ebrei, la patria del Signore, dispersa nel mondo e sofferente. Che c'entrava la patria con tutto questo? E che significato possono più avere le patrie in guerra, da che l'ultima guerra è stata un confronto di ideologie e non di patrie? Ma in questi 100 anni di storia italiana c'è stata anche una guerra giusta, se guerra giusta esiste. L'unica che non fosse offesa alle altrui patrie, ma difesa della nostra. La guerra partigiana. Da un lato c'erano dei civili, dall'altra dei militari. Da un lato soldati che avevano obbedito, dall'altra soldati che avevano obiettato. Quali dei due contendenti erano, secondo voi, i ribelli? Quali i regolari? È una nozione che urge chiarire quando si parla di patria. Nel Congo, per esempio, quali sono i ribelli? Poi, per grazia di Dio, la nostra patria perse l'ingiusta guerra che aveva scatenato. Le patrie aggredite dalla nostra patria riuscirono a ricacciare i nostri soldati. Certo, dobbiamo rispettarli. Erano infelici contadini, operai trasformati in aggressori dall'obbedienza militare.
quell'obbedienza militare che voi, cappellani, esaltate senza nemmeno un distinguo che vi riallaccia alla parola di San Pietro. Si deve obbedire agli uomini o a Dio? E intanto ingiuriate alcuni pochi coraggiosi che sono finiti in carcere per fare come ha fatto San Pietro. In molti paesi civili, in questo più civile del nostro, la legge li onora, permettendo loro di servire la patria in altra maniera. Chiedono di sacrificarsi per la patria più degli altri, non meno. Non è colpa loro se in Italia non hanno altra scelta che di servirla oziando in prigione. Del resto anche in Italia c'è una legge che riconosce l'obiezione di coscienza. È proprio quel concordato che voi volevate celebrare. Il suo terzo articolo consacra la fondamentale obiezione di coscienza dei vescovi e dei preti. In quanto agli altri obiettori, la Chiesa non si è ancora pronunziata né contro di loro né contro di voi. La sentenza umana che li ha condannati dice solo che hanno disobbedito alla legge degli uomini, non che sono vili. Chi vi autorizza a rincarare la dose? E poi, a chiamarli vili, non vi viene in mente che non si è mai sentito dire che la viltà sia patrimonio di pochi, l'eroismo patrimonio dei più. Aspettate a insultarli. Domani forse scoprirete che sono dei profeti. Certo, il luogo dei profeti è la prigione, ma non è bello stare dalla parte di chi ce li tiene. Se ci dite che avete scelto la missione di cappellani per assistere feriti e moribondi, possiamo rispettare la vostra idea. Perfino Gandhi da giovane l'ha fatto. Più maturo, condannò duramente questo suo errore giovanile. Avete letto la sua vita? Don Lorenzo Milani, sacerdote.